Buonasera, benvenuti al Consiglio Comunale del 2 agosto 2019. Invito la segretaria, dottoressa D'Amico, a fare l'appello. Grazie. Angelo Caruso, Castellano Franco, Orzeo Vincenzo, Acconcia Enrico, Liberatore Andrea, Nuovolo Umberto, D'Amico Michela, presente, Ottavio Luciana, Cimina e Marita, Fiorito Aspetto, Daniele Graffello, Carnivale Diego, Marinelli Daniele. Grazie, sta arrivando la consigliera Cimini. Bene, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Buonasera, scusate per il ritardo. Primo punto all'ordine del giorno, la critica deliberazione di giunta comunale numero 110 del 12/7/2019, avente ad oggetto variazione di bilancio di previsione d'urgenza 2019-2021. Quindi ratifichiamo una delibera di giunta, così come specificato nell'oggetto dell'atto di deliberativo che ci apprestiamo ad adottare, e la variazione di bilancio riguarda nel particolare le poste in entrata relative al quanto speso sull'avanzo di amministrazione pari a 290.300 euro, contributo investimenti di legge 34/2019 pari a 70.000 euro, che è una posta che pareggiamo sia in entrata che in uscita, il revampi di impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani pari a 2.285.609, questa è una posta che troviamo che si pareggia sia in entrata che in uscita, taglio straordinario di bosco pari a 50.000 euro. Poi abbiamo invece la costituzione di alcune poste nella parte dell'uscita relative agli oneri diretti del personale in staff pari a 4.800 euro, manutenzione straordinaria di impianti sportivi pari a 70.000 euro, attrezzature e manifestazioni turistiche 30.000 euro, spostamento cabina Enel 5.100 euro, spese per prestazioni di servizi mondiali 12.000 euro, quindi è una posta che abbiamo quantificato, quindi denominato e iscritta in bilancio, andando ad eliminare la posta di pari importo relativa all'istituzione ufficio in staff. Poi cofinanziamento centro di raccolta pari a 35.000 euro, revamping del piano di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani, sempre la medesima posta che abbiamo già declinato nella parte dell'entrata, di importo pari a 2.285.609, realizzazione di impianto di videosorveglianza 55.000 euro, rimozione neve dal centro abitato 50.000 euro, sistemazione strade 40.000 euro, contributi investimento 70.000 euro, abbiamo già visto la medesima posta nella parte dell'entrata, manutenzione ponte Pecorella 10.000 euro e l'accantonamento al fondo di riserva per 30.000 euro. Queste sono le variazioni adottate con delibera di giunta che oggi si propongono alla ratifica di questo Consiglio Comunale. Per cui do la parola al capogruppo di opposizione se ritiene di dover fare osservazioni in merito. Sì, alcune osservazioni le faremo nel merito. Noi voteremo contro l'atto di bilancio come abbiamo sempre fatto, d'altra parte però ci sono dei punti sui quali vorremmo qualche chiarimento e sui quali già da ora esprimiamo un dissenso piuttosto marcato. Intanto sul Revanti, poi i miei colleghi diranno qualcosa di più di approfondito, però insomma qui questo impianto una volta da chiudere, una volta
è da diciamo riavviare. Vorremmo qualche chiarimento su questo remanding, considerato che 3-4 anni fa qualcuno qui dentro parlava di un impianto che non poteva essere oggetto di un remanding. Quindi vorremmo qualche chiarimento su quale tecnica si adotterà per diciamo rifunzionalizzare questo impianto. Un altro punto sul quale chiediamo qualche chiarimento, e però siamo forse qui in disaccordo un po' più netto e marcato, è questa entrata derivante da tagli straordinari di costo per 50.000 euro. Qui ci sono alcune perplessità che intanto nascono da una votazione comune che noi avevamo fatto come Consiglio Comunale, che ci impegnava a verificare la possibilità di utilizzare i boschi in maniera alternativa rispetto al taglio. Per varie ragioni, prima di tutto perché il bosco è un bene comune che dovrebbe essere, come dire, salvaguardato e non tagliato, in particolare il bosco della Defensa, che è il bosco più vicino a Roma, oggetto di un SIC, di un sito di interesse comunitario, quindi diciamo dal valore ambientale piuttosto marcato, ecco, dovrebbe essere, come dire, oggetto di tutela. Noi avevamo chiesto di utilizzare i boschi in maniera produttiva attraverso il sistema dei certificati bianchi, sui quali però il Comune credo che non abbia fatto alcun passo avanti, nemmeno per verificare la fattibilità di questa nuova forma di utilizzazione del bosco. Peraltro, sempre nel merito, ci sembra che qui forse qualche riflessione proprio sulla legittimità della procedura possa essere fatta, perché intanto, come dire, mi risulta che diciamo, la ditta alla quale viene disposta la concessione, verso la quale viene disposta la concessione, è imputata di reati relativi al taglio del bosco, quindi diciamo c'è un contenzioso, c'è un procedimento penale in corso per il quale sono stati sentiti anche dipendenti del comune di Castel di Sangro sul taglio della quercia, di alcune querce secolari non previste nel precedente taglio, nel precedente progetto di tagli, e questo, come dire, secondo noi mette qualche dubbio sulla legittimità dell'affidamento. Peraltro è un nuovo affidamento che si fa senza gara, quindi come si concilia questo affidamento diretto ad un soggetto in una fase di inchiesta giudiziaria penale avanzata? Ecco, questo vorremmo che il Comune ce lo spiegasse. Resta sempre ferma e decisa però l'opzione di evitare i tagli dei boschi, soprattutto perché i tagli vengono fatti per deflusi proprio vivi della risorsa verde, sono i tagli che vengono fatti per legna da ardere. Ora, il valore di quei boschi secondo me è storico, culturale, paesistico, naturalistico, è molto più alto rispetto all'utilità che deriva dalla bruciatura della legna. Mi pare veramente che il Comune dovrebbe usare in modo migliore i suoi beni. Ci sono poi altri punti più specifici sui quali vorremmo qualche chiarimento, però ecco, passo la parola anche ai miei colleghi che pure sul punto avevano qualche richiesta di approfondimento. Bene, chi continua? Consigliere Magnelli? Sì, dunque sui numeri, all'integrazione di quanto diceva Alfredo, notiamo con una certa soddisfazione il fatto che ci sia uno stanziamento di 55.000 euro per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza.
Questa è stata da diversi anni la nostra battaglia. Come ricorderete, abbiamo presentato un emendamento al bilancio preventivo nel quale chiedevamo appunto uno stanziamento finalizzato alla realizzazione dell'impianto, e evidentemente avevamo ragione, nel senso che l'urgenza e la necessità di realizzare quell'impianto viene oggi ufficialmente riconosciuta da questa variazione che andiamo ad approvare, e per questo chiaramente esprimiamo dal punto di vista politico e per le ricadute positive che ci saranno in ambito sociale per la sicurezza dei cittadini soddisfazione. E come ha ricordato Alfredo, e poi lascio anche la parola a Alfredo, non so se vuole integrare su altro. Il nostro giudizio rispetto alla vostra politica economica e di bilancio rimane profondamente negativo. Siamo convinti, avremo poi modo nella stagione autunnale, insomma, quando si andranno a votare le prossime sessioni di bilancio, ci sarà modo di incidere anche attraverso degli emendamenti sulla politica di bilancio del Comune di Castellisandro. Siamo convinti che la vostra idea complessiva di modello di sviluppo del territorio, che chiama in causa naturalmente anche l'utilizzo delle risorse dei cittadini e le scelte e le politiche che vengono realizzate dall'amministrazione per cercare di intervenire sulla vita delle persone, sia complessivamente sbagliata, squilibrata e che produca dei danni, in particolare in ordine alle diseguaglianze sociali e alla difficoltà per alcune categorie, penso ai giovani, penso alle fasce più deboli e penso a quelli che effettivamente vivono a Castellisandro ogni giorno, penso appunto che la vostra politica complessiva dal punto di vista economico produca dei danni per coloro che invece dovremmo salvaguardare in via prioritaria. Quindi confermo il nostro voto negativo e non so se Raffaella vuole aggiungere altro. Su queste spese per prestazioni di servizi mondiali dovremmo magari maggiore dettaglio, perché naturalmente qui non poteva essere espresso e quindi vogliamo maggiore dettaglio su questo, per il resto non già del tutto. Va bene così? Ok. Allora, in prima battuta forse darei la parola al consigliere Nuvolò per quanto riguarda. Com'è? Nonché commissario straordinario della Comunità Montana, il quale sicuramente ci farà un po' la genesi e ci racconterà quello che è lo stato dell'arte, la necessità e da questa progettualità che vede la variazione di bilancio relativa al revamping degli impianti di trattamento biologico dei rifiuti urbani. Prego. Sì, dunque, i 2 milioni di euro circa sono stati recuperati in regione proprio perché il piano ha bisogno di investimenti. Il piano dei running è la storia di questo finanziamento. È evidente che secondo me, perché poi si dovrà decidere il comune, quindi il sindaco e il consiglio comunale, non si può rinnovare quel piano. Ciò non è stato, i soldi li abbiamo preso, perché abbiamo a disposizione oltre 2 milioni di euro che abbiamo mandato a tutti voi a Sassu, al comune di Castellisandro, e che con un testo parere cerchiamo, come abbiamo sempre visto, di sistemare soprattutto quel sito che ancora non è sistemato, quindi a potere la discarica, bonificare tutto, dopodiché saranno andati sicuramente soldi che potranno essere utilizzati in una gara che il comune deciderà di fare per scegliere la migliore utilizzazione del studio di quella sicurezza. Quindi nessuno pensa che questa risoluzione comunitaria, perché pare quello che abbiamo detto, che comunitaria, ma soldi sono necessari, sia per verificarlo e sia per eventualmente favore che hanno la scelta. Grazie, commissario, prego, signora. Che non sta messa in sicurezza dell'impianto,
occorreva comunque un ulteriore finanziamento, un ulteriore investimento, soprattutto da una parte della discarica, perché per quanto attiene proprio alla rimessa in funzione degli impianti, noi siamo stati categorici sin dal primo momento, e anche quando voi ci avete proposto all'inizio della legislatura un riavvio allo stato dell'arte, che noi abbiamo ritenuto assolutamente indesiderabile. Perché? Perché le tecnologie sono cambiate, una tecnologia risalente ancora prima, molto prima quando è stata messa in funzione, la progettazione di 5-6 anni, tenuto conto dei tempi di realizzazione della pietra. Oggi sono degli impianti che hanno sostanzialmente una metodologia di funzione totalmente diversa, si devono combinare e fare. E quindi anche tutte le problematiche legate un po' alla emissione di castigatore, tutte quelle problematiche che sappiamo. In ogni caso questa è una misura necessaria che intanto completa quella fase di messa in sicurezza, come ho già detto, necessaria, che lì ci sono rifiuti accantonati per quattro, diciamo, mucchiati di circa una depositata per circa una ventina d'anni. E quindi occorre completare la bonifica e la messa in sicurezza. Poi si potrà sicuramente vagliare per questo una soluzione tecnica, una soluzione possibile, ma soprattutto una soluzione che tenga conto di quelle che sono le tecnologie nuove e fino ad allora non ci azzarderemo a rimettere in funzione, perché avventurarsi di nuovo in una esperienza poi potrà rivelare negativa per quella già accaduta, insomma, penso che sia fuori di dubbio. E quindi questo è un po' la cosa. In ogni caso, ribadisco che il Comitato da una parte andrà a completare la bonifica della discarica e la messa in sicurezza generale degli impianti, che abbiamo anche necessità sul depuratore e quant'altro. Sui boschi, intanto a noi non risulta che abbiamo praticato a nessuna cosa. La gara è in corso, la martellata è stata fatta, se ci sono ragioni tecniche, giuridiche, di esclusione, di concorrenza, l'ufficio saprà fare la sua parte in maniera ineccepibile. Però sui certificati bianchi, guarda, ti confesso che ero entusiasta quasi come te. Ho contattato personalmente società che negoziano, intermediano le certificazioni, le quali mi hanno detto, c'è un appunto che posso pure versare, e guarda che al momento richiesta non c'è, ma d'altro canto il vicino comune di Scontrone, che insomma è un canale che ricerca, che non taglia e che ricerca possibili interessati al certificato bianco, non ha avuto richieste interessanti. Poi sulla compilazione dei boschi, noi dobbiamo fare una ragione ideologica. I boschi da che mondo è il mondo, comunque da sempre tagliati o meno coltivati, certamente non devono avvenire in maniera scellerata o in maniera diciamo scorretta, e questo determinerebbe sicuramente effetti negativi. La coltivazione del bosco è anche una tutela, da che mondo è mondo, la stessa forestale dice che la pulizia dei boschi, l'apertura, il modo per, cioè, tutte quelle tecniche che servono a rieggiare il sottobosco, che sono lo scottimento della vegetazione, significa anche garantirlo da incendi o comunque fenomeni di questo genere qua. Quindi penso che metterci a discutere dal punto di vista ideologico sia fondamentalmente sbagliato. Sul certificato invece, massima disponibilità, se voi trovate interessati, noi l'abbiamo già stabilito, lo intendiamo veramente velocemente, e con quella che la disponibilità già assentita. Sulla videosorveglianza, continuamente, qua non è che c'è stato chi era contrario, chi era d'accordo, chi l'ha pensato. La videosorveglianza, l'offerta era messa come condizione nel contratto con la CPL Concordia, già da prima ancora che si facesse questa legislatura, e soltanto poi ci fu quel problema che nelle more della contrattualizzazione, nelle more che sapete tutte le regioni che hanno interessato la CPL Concordia, la politica dei problemi societari che hanno avuto, alcune parti degli
mondiale, proprio di Stella, erano 160 corpi criminali, tutta la prima parte della giungla, sono stati interessati a tutti i giorni integrali una spesa peraltro superiore a quella prevista con la studio sorveglianza. Quindi questo tipo di anticipazione o comunque di intervento assorbì quella risorsa destinata alla disabilità. Comunque oggi tutti contenti, penso tutti in maniera concorde, salutiamo l'impiego di queste risorse a favore di questo intervento assolutamente più mondiale. Per i mondiali, a me mi pare, se non dico fuggiacci, che rispetto all'importo abbiamo contrattualizzato 5.000 euro, 4.000 per quella che era la disponibilità di una unità, di una risorsa che potesse curare un po' tutta la comunicazione, insomma, fare la raccolta a tutta quella che era l'attività, che si è circoscritta a questa entità abbastanza contenuta. Poi altre spese che siano andate, la spesa per la celebrazione del evento, le estensioni di servizi. Ma non destinate alla personale. Quindi è un mondiale nel senso di campionati mondiali. Sì, sì, sì. Ah, ok, sì. No, se sì, sì, mondiale. No, aveva detto qualcosa. Presunzione, però non ce l'ha. Vabbè, ma il mondiale di calcio. No, servizi mondiali. in spese inopportune e sproporzionate. Era una cifretta, 4.000 euro, penso, veramente ridicola per gestire una cosa della quale dobbiamo tutti insieme, penso, esprimere la massima soddisfazione. Sono arrivati complimenti e ringraziamenti, soprattutto congratulazioni da tutte le nazioni partecipanti. Il MIUR ha ricevuto questo tipo di comunicazioni. L'evento ha posto ancora più in risalto la capacità organizzativa della città, la qualità dell'impiantistica sportiva, e quindi proprio oggi abbiamo concluso la cerimonia di premiazione della Coppa della Firenze, sono state rinnovate queste attestazioni di stima, per cui insomma almeno su questo credo che noi abbiamo svolto al meglio questo ruolo. Poi sulla politica economica praticamente non ci troveremo mai, non ci troveremo mai, ma per fortuna che quando lei dice il professor di Castellano, il professor Castellano, che se lo consente, io ci parlo tutti i giorni, conosco bene tutte le situazioni che attanagliano la nostra comunità, la parte più debole della nostra comunità, i servizi sociali che sono impegnati su questo fronte, credo che siano dati delle migliori risposte, e vi dico che quando ci siamo visti in sede EGAT, in questa sede, sicuramente Castellano non era il fanalino di coda delle condizioni in cui versa un po' lo stato dell'arte della vostra comunità, ma vi dico anche che nello standard di quello che è il rapporto del sistema fiscale e del sistema produttivo della nostra società, della nostra città, siamo ai vertici della regione Abruzzo, questo te lo posso confermare. Poi se voi ci dedichiamo una seduta pubblica, numeri alla mano, questa sarebbe molto interessante, che lo possiamo fare quando ci andiamo noi, nessun problema. Grazie. Va bene, ci sono altri interventi. Una piccola cosa, ma senza veramente nessuna polemica. Quando si dice c'erano questi soldi, dobbiamo prenderli, sono sempre soldi pubblici. Io veramente vorrei che 2.700.000 euro sono stati dati a Castel di Sangro
per uno scopo e sono contento che arrivi una situazione, cioè furono utilizzati non da un punto di vista keynesiano, uno fa le buche e l'altro le riempie, tanto per far girare un po' i soldi. Cerchiamo di farne un uso razionale, corretto, cerchiamo insieme delle soluzioni migliori per ottenere l'impianto. Questa logica del ci sono soldi, prendiamoli purché sia, dovrebbe essere una logica che ormai fuori dalla storia del paese, quindi proprio per le ragioni che dicevi tu, per la crisi economica, i problemi del meridione, tutto questo, cioè usiamoli bene questi soldi, che sia per anni, ma allora troviamo un progetto giusto, facciamo un digestore, spendiamo più lì, però ecco, non fare così, spendere soltanto per dare soldi che ci sono, ecco, questo veramente sarebbe... Non possiamo non avere ancora un'idea su quale possa essere il destino di quell'impianto. Cioè, se non ce l'ha il comune di Castellisandro e se non ce l'ha l'ex comunità montana, chi la deve avere? E se ce l'abbiamo, diteci qual è la vostra prospettiva. Noi non abbiamo l'ora di discuterne. Sembra che vi nascondiate su questo. No, figura, se dovete nascondere voi, perché voi fate le No, non ci nasconderemo mai. Voi fatto una proposta, è un anno che vi chiediamo questa sera, meno male, esatto, la presenza, lo ricordo che vi meno male, partiamo su che dita di te, da lì, tanto poi tornerà di attualità conosci. Dico soltanto concetto, non è che non abbiamo idea, su queste tecnologie ci sono evoluzioni continue, quindi oggi, te l'ho già spiegato, dobbiamo mettere in sicurezza ancora la discarica, 20 anni di rifiuti ci stanno a te, dobbiamo ancora completare la messa in sicurezza in generale degli impianti, c'è un depuratore che probabilmente ha dei difetti, la necessità di essere messo in sicurezza, comunque ammodernato. Poi la restante parte dei soldi sicuramente servirà per il progetto, per l'avvio di quello che può essere, quello può essere il semplice contributo che comunità in sede di soluzione di affidamento in concessione, l'altra parte c'è per andare verso una soluzione che garantisce un risultato, perché purtroppo anche loro avevano assicurato che le tecnologie che avevano che ritenevano qualificate e idonee, poi alla fine sono successe problemi, ci stanno insomma contestazioni, sono notizie di stampa, le potete leggere anche in Abruzzo, quindi non stiamo parlando di fatti tanto lontani. Prego, continuo. Allora, per chiarire il discorso dei soldi, che in varie volte avevo già sentito questo discorso. Cercare soldi perché al comune non costano niente non è semplice, non tutti li riescono ad avere. Ci sono dei soldi destinati dal Ministero, dall'Europa, per una certa problematica. Poi ci sta quello più bravo che riesce ad avere e quello meno bravo che non li ha. Qua non è che noi vogliamo mai pensare di sprecare soldi, però bisogna prima conquistarli questi soldi. Noi ci siamo mossi per ottenere questi soldi che altrimenti andavano da un'altra parte, poi a spenderli, è evidente che si spendono nella maniera migliore, però bisogna prima leggere, perché se non si hanno, noi adesso in comunità montana non riusciremo a pagare la corrente per mettere in funzione il depuratore, non so se mi spiego, non c'erano i soldi, quindi cercare che chiedere un finanziamento ed ottenerlo per fare in modo che poi il comune, perché abbiamo girato tutto il comune, potesse gestire quell'impianto in maniera da renderlo sicuro al 100% erano indispensabili. Noi abbiamo ancora dei debiti per il trasporto del percolato, la comunità montana. Quindi i soldi servono. Ma sono debiti che ho fatto io, No, sì. Tu hai cercato di non farli, e ci stavano cercando. Poi ributtiamo, assolutamente questo non si è mai verificato. Però i soldi bisogna prima cercarli, perché se noi li prendiamo noi, prendi un altro. E come muove la gallina. Con questi soldi riusciremo finalmente a sistemare quell'impianto e disastrato. Prego, allora, sul progetto di Polo ci siamo centri consultanti
rimanendo veramente su due posizioni non corroborate poi da un rapporto sui dati e sulle, sulle eventualità, sulle possibilità che questo impianto poteva avere, un impianto che la realtà è ritenuto strategico, quindi il motivo ci sarà e per il quale aveva appunto previsto entro il 2020 questo gestino di 2 milioni, di 2 milioni. Allora non si capisce come mai, se questo impianto è sostanzialmente inutilizzabile, si continuino a correggiare delle misure che sono senz'altro delle misure di messa in sicurezza, ma probabilmente sono necessarie. Ma d'altra parte anche probabilmente per discutere una nuova progettualità. Io vorrei solo fare una riflessione. Questo era un impianto legato all'organico, alla trattazione dell'organico, al trattamento dell'organico. Ed era un impianto per questo motivo considerato strategico. Mi piacerebbe un confronto, vuol dire, sicuramente avete fatto delle rilevazioni, delle notizie, per dire non si può riattivare, ci saranno sicuramente delle rilevazioni. Ci piacerebbe venire a conoscenza, confrontarci su questo, perché insomma io non sono assolutamente un'esperta di domani, io mi sono informata, ho chiesto a chi mi capisce di ingegneria, a diverse persone che lavorano. E da tutti viene detto che l'organico è il futuro dei rifiuti. Quindi sicuro. Esatto, anche perché probabilmente è sicuro. Quindi ci piacerebbe semplicemente un confronto un po' più dettagliato, ma con una piena volontà di fare il meglio e non attestando semplicemente voi dite di no e mi diciamo di sì, perché questo è infruttuoso e inutile. Vediamo, nell'interesse della collettività, certamente questo consiglio di fare a fuoco. Completiamo il dato, se no sembra che il tempo sia passato per negligenza di qualcuno che è presente. Allora, il buon liberatore ricorderà che ha speso tutto il suo tempo da commissario liquidatore della comunità a sollecitare la regione per il passaggio, per consentire alla comunità di stabilire il conferimento dell'impianto al comune o a chi che sia per il questa la direzione. Non ancora, tenendo conto che l'accordo di programma poi tanto sollecitato per i passaggi che abbiamo detto, si è trovato più o meno in corrispondenza della scadenza del mandato elettorale della scorsa legislatura regionale e lo dobbiamo ancora sottoscrivere. Circostanza fondamentale per approdare a un'idea di futuro di quell'impianto e circostanza possibile alla luce del contributo ottenuto. Queste sono condizioni che si sono verificate veramente in questi periodi, in questi ultimi tempi. Purtroppo è passato del tempo perché venisse sollecitato, perché venisse in qualche modo rappresentata uno stato di emergenza, di pericolosità ambientale, tutte quelle raccomandazioni che sono state espresse in una montagna di visite trasmesse alla regione, solo di recente si è arrivato a questo obiettivo. E comunque va ancora perfezionato che siamo oggi in Milano. Sulla inadeguatezza dell'impianto, la cosa è talmente palese, come andare in giro con un diesel di 50 anni fa, insomma c'è poco da rispondere. Quello di impianto che funziona all'aria aperta, non ha i criteri per la maturazione di tutto l'organico, sono progetti abbastanza semplici, certo possiamo ripetere pure pubblicamente, ma sono piuttosto diciamo tangibili, anche perché l'ambiente nostro, pensate che persino le scale del comune erano interessate da cattivi odori quando funzionava l'impianto di Bocca di Foro, che aveva determinato una insalubrità di un'area piuttosto vasta, e che quindi quella tecnologia è al bando già per questo, al bando già per queste ragioni, ovviamente. Tant'è vero che l'impianto di Cesena che visitava con Umberto Lupo era tutto anaerobico, quello che stava nella parte nonostante sia in aerobico comunque determina ancora emissioni che insomma fanno
irrigare le comunità circostanti. Quindi insomma un tema importante, ma sicuramente condivideremo un percorso sicuro, perché questo si tratta per la scelta che almeno per i prossimi 20 anni non dovrà essere, non dovrà determinare sorprese, non dovrà determinare incognite, tenuto conto che la residualità del processo di trasformazione non ci vorrà essere, perché nel prima per 20 anni abbiamo avuto la distruzione di discarica che chiudiamo il mutato. Oggi, avendo la saturazione della discarica, questo tipo di non è visibile, ma non c'è nemmeno come ipotesi, quindi quella residualità dovrà essere talmente minima che non potrà essere in alcun modo possibile. E quindi insomma una prospettiva che dovrà con Gesa, tra l'altro ci siamo già raccontati, loro pure stanno facendo ricerche in Germania, pare che sia sperimentale una ultima soluzione tecnologica. Insomma, non appena avremo definito un po' tutti questi dettagli, innanzitutto la sottoscrizione d'accordo del programma, perché oggi ancora non siamo nelle condizioni ufficiali e piene di poter dire l'impianto è passato in capo al comune. C'è un accordo tra noi e la montagna che serve a gestire veramente meno che l'ordinario, poco più di una custodia, ma noi dobbiamo approdare a un tipo di rapporto diverso che è il passaggio al comune di essere già. Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Io lo dico con un po' di amarezza, senza che questo costituisca per carità una divergenza operale, ma io sono costretto all'astensione perché non posso arrivare in consiglio comunale che si tratta di un argomento di questo tipo e non essere minimamente a conoscenza del provvedimento che andiamo ad adottare e non essendo minimamente a conoscenza dell'attività di concertazione del gruppo di maggioranza finalizzata questa attività all'adozione di questo provvedimento. Non fosse altro per le ore di ansia che quel incarico, quel ruolo mi hanno determinato, per i tentativi cui ben prima illustrava il sindaco in regione e i viaggi della speranza che sono stati fatti per l'impianto di bocche di fondi, io ritengo, e lo faccio proprio a beneficio del sindaco di Castel di Sangro, che sia indispensabile ritrovare una collegialità non solo nelle scelte, nelle decisioni, ma nella discussione dei provvedimenti che avvengono in consiglio comunale e che attengono a materie e problematiche così come. Per questo motivo, in maniera non proprio keynesiana ma dorotea, io sono costretto all'astensione e è ovviamente un chiaro messaggio al gruppo di maggioranza e al sindaco di Castel di Sangro di non svilire il gruppo di maggioranza, di non svilire gli organi collegiali che compongono questo Consiglio Comunale, che lo hanno sostenuto, che credo continueranno a sostenerlo, perché questo significa sacrificare le individualità, i sacrifici e le emotività che sono presenti in questo Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere liberatore. Passiamo alla votazione. Per alzata di mano, chi è favorevole? Voti contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Contrario. Contrari? Per l'immediata eseguibilità. Chiedo scusa. Immediata eseguibilità. Votiamo l'immediata eseguibilità per alzata di mano, astenuti. Astenuti? Voti contrari? Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno. Articolo 193 del decreto legislativo numero 267 del 18/8/2000, bilancio di previsione 2019-2021, salvaguardia degli equilibri. Bene, a norma dell'articolo 193,2 del regolamento di contabilità dell'ente locale, il Consiglio Comunale è chiamato metodicamente a verificare gli equilibri di bilancio sicuramente almeno una volta l'anno entro il 31 luglio.
e siamo oggi qui ad adottare lo stato deliberativo proprio per questo. Quindi quello che diciamo è che dall'esame del, dei documenti di responsabilità è stata rilevata la tenuta e quindi la salvaguardia degli equilibri, in quanto la gestione di competenza risulta essere in una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario. La stessa cosa vale per la gestione di cassa, che si trova in equilibrio, e allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del, del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2018. Quindi queste verifiche si fanno a norma dell'articolo, anche a norma dell'articolo 175,8 del decreto legislativo 167/2000, così come è modificato dal decreto legislativo 126/2014, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Quindi ci sono tutte le condizioni per le quali con questo studio operativo si è accertata in fase istruttoria effettuata dal responsabile del servizio finanziario di concerto con i responsabili dei servizi interessati alla, a questo processo, il permanere degli equilibri di bilancio. Ripeto, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tale da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza ancora dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Questo è quanto, se ci sono osservazioni, prego, capogruppo Fioricco. Noi abbiamo parlato ovviamente del bilancio nel punto precedente, quindi non entreremo nel merito di questo punto, se non per dire che avendo votato contro il bilancio di previsione non abbiamo dubbi sulla regolarità formale, ma è il merito, la sostanza che ci interessa, voteremo contro anche questo assestamento. Va bene, ci sono altri interventi da parte del gruppo di maggioranza? No, procediamo alla votazione. Chi è favorevole per alzata di mano? Voti contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Voti contrari? Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno: aggiornamento al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019-2021. Illustra il sindaco Caruso. Grazie sindaco. Grazie. Fondamentalmente l'aggiornamento riguarda due aree, una posta a ridosso dell'area della Vendita, sono l'occhio che già è stata data una procedura di alienazione, alcune sono state già cedute, ora alla luce di quella che è la determinazione della regione, che si dice 320.000 euro di valore, tenendo conto che i fuori erano generalmente di uso civico, e secondo le alienazioni già l'importo, il prezzo di vendita a seguito dell'emergenza pubblica, si rende necessario definire il prezzo dei lotti residuali che troverete negli allegati alle tabelle. E sostanzialmente parte da 21.000 euro, alcuni di quelli che trovate, alcuni già venduti, l'abbiamo verificato, quindi questa residualità di lotto, 88, 89, 90, vanno a 31.000 euro, posizione 91, 92, 93, vanno a 38, 93 per 36, 12 vanno, 94, 36. E questa è chiusa l'argomento di parlavamo, mentre sono pervenute richieste per l'alienazione di due suoli dell'ambito della zona aerea, che sono all'interno della regionale pubblicata dalla governatura, sostanzialmente sono due richieste di suoli per i quali si intende procedere all'alienazione, che sarà
non interesse della legge a mantenere la proprietà, ma tutta la vittoria ad iniziare a vedere un giro di una sola, in ogni caso per la legge senza alcuna facoltà indicatoria, e quindi per i prezzi e le condizioni indicate del giorno di piano di che sostanzialmente sono assunti dalle perizie da 10.000 euro. La necessità di armonizzare l'approvazione di questo
piano con quello che è in itinere, che riguarda la zona H, insomma il criterio di integrazione è abbastanza puntuale e preciso, per cui vi è la possibilità, innanzitutto non c'è un rapporto di dipendenza l'uno dall'altro, né di sovraordinazione che potrebbe in qualche modo determinare una valutazione di priorità, per cui non essendoci un rapporto di sottordinazione più che quello che mi danno un problema, perché non c'è un criterio di priorità della valutazione del ruolo dell'altro. Questo perché una piccola porzione di questo ruolo rimane fuori da questa perimetrazione, conserva la destinazione impressa con la variante ex articolo 10 e subirà una definizione puntuale con l'approvazione del piano della zona H, per il quale è in direzione leader per la questione dei pareti. Grazie. Grazie sindaco, prego, consigliere Fioretto. Sì, dunque sul punto noi ci affiniamo come spesso abbiamo fatto in questi anni sull'urbanistica. Abbiamo sempre preso questa posizione non contraria a che le cose si facciano, anche le varianti cosiddette puntuali, salvo però ricordare sempre alla giunta e al sindaco che avremmo bisogno di avere il famoso piano delle certezze, un quadro delle certezze, che ormai sono passati 4 anni da quando siamo stati eletti in questa consigliatura. Questo piano regolatore dovrebbe darci un quadro più o meno definitivo, certo, sull'uso dei nostri suoli, ancora non si vede. Continuiamo con diciamo queste piccole operazioni che vanno bene, però ripeto, quello che ci servirebbe è il famoso quadro delle certezze. So che su come si conduce l'urbanistica abbiamo forse un'opinione diversa, però è un po' relativo. Però ecco, dateci qualche informazione su questo piano del donatore, quando arriverà, se arriverà, se ne faremo, come dire, oggetto della prossima campagna elettorale, voi per dire che il piano sta per essere approvato, noi per dire che come al solito la maggioranza non fa le cose. Sarei candidato. Certamente. Quindi, però ecco, dateci una speranza, tanto sì. Grazie. Chi è favorevole per alzata di mano? Voti contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata seguibilità dell'atto. Astenuti? Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno. Ordine del giorno a sostegno delle province. Quindi sicuramente illustrerà il sindaco Caruso, il presidente della provincia dell'Aquila. Questa iniziativa nasce da un ordine del giorno votato dal Gruppi in sede di direttivo, che insomma sollecita il governo a revisionare l'attuale ordinamento delle province e perché si possa insomma riarmonizzare un po' l'ordinamento regionale provinciale, anche alla luce di quella che sarà sicuramente un nuovo assetto che subiranno le regioni differenziate. È una sollecitazione che arriva dall'UPI, ma arriva anche con la consapevolezza che un vero disvalore, quindi una vera differenza nell'esercizio dei ruoli e delle funzioni sia tra nord che sud, perché se osserviamo la legislazione regionale già delle regioni del nord, osserviamo che le stesse hanno già subdelegato a comuni province funzioni già originariamente da loro appartenenti, ma in ogni caso utili all'applicazione del principio di sussidiarietà, ma soprattutto utili a predeterminare la ricognizione del ruolo delle regioni in un alveo di funzioni centrali, di funzioni statali, di funzioni di competenza di materia di discussione, così come si sta delineando l'assetto istituzionale su questo tema, magari in una prossima occasione ci discutiamo.
studiamo un po', ci teniamo a vedere, no, non basterà. E per cui oggi che cosa noi sollecitiamo? Sollecitiamo il governo perché il Parlamento si impegni a revisionare questa normativa, che è quella sostanzialmente che va sotto il nome della Del Rio, è una normativa che doveva avere poca vita, in realtà oggi già dal referendum siamo abbastanza lontani, siamo quasi a 5 anni dalla legge, per cui insomma è necessario ricreare un sistema che possa funzionare per quello che sarà l'esigenza di un meccanismo di elezione diretta, ma anche che possa ricreare un ruolo più coerente con la realtà costituzionale, che prevede che le province svolgano un ruolo intermedio. Oggi si svolge relativamente da prima detto importanti, fondamentali, ma che però non hanno ancora quella entità, quella consistenza per essere rivestita al meglio con questo ruolo. È chiaro che va ricreato anche un equilibrio con gli altri enti. Abbiamo assistito al passaggio di alcune strade, al ripassaggio, alla restituzione all'ANAS di alcune strade. Circa 7-8 anni fa, l'ANAS, forse 10, per esempio la provincia dell'Aquila, per il 500 km di strada, oggi ne abbiamo risultato. L'ANAS prende 190.000 euro a chilometro, le province ne prendono 2.000, questa è la proporzione. Per cui, insomma, è chiaro che evidenziare un disvalore nell'esercizio è piuttosto quasi offensivo. Però in ogni caso, oggi insomma, abbiamo visto a tutti i comuni d'Italia che si esprimessero a favore di questo genere di revisione dell'attuale ordinamento. Quindi insomma l'Unione Nazionale ha esortato tutti i presidenti delle province a trasferire ai comuni appartenenti al territorio delle province questo tipo di ordine del giorno, che uguale per tutti, lo hanno adottato sostanzialmente con tutta l'Italia, e quindi anche in questa sede si chiede che venga adottato conformemente. Grazie. Grazie. Regionalismo, vorrei che quantomeno ci potessimo in qualche occasione cimentare un po' in queste che sono le preoccupazioni e le argomentazioni che interessano l'argomento. Perché si possa anche svegliare un po' la coscienza, questo è a mio giudizio l'argomento più importante che dovrebbe animare il dibattito politico, sociale, culturale, economico, che purtroppo sta passando in maniera troppo silenziosa. La responsabilità, quando si tratta di questo, non è imputabile, ovvero quasi nessuna forza politica è esente da questo tipo di iniziativa, ognuno ci ha messo del suo, e più che altro una battaglia nord-sud, una battaglia che dovrebbe vedere accentuata ulteriormente le differenze, i divari, la qualità dei servizi, la capacità attrattiva e tutte quelle argomentazioni che già oggi sono evidenti e che si potrebbero accentuare ulteriormente alla luce di una capacità economica che si traduce chiaramente attraverso una capacità tributaria superiore delle regioni del nord, e che questo criterio perequativo, per quello che interessa in particolar modo il nord a danno del sud, deve essere in qualche modo tenuto fermo. E sapete pure che oggi sono rimasti indietro soltanto la regione Abruzzo e la regione Molise sulle iniziative per l'apertura delle trattative, dei negoziati con il governo. Non è un bel messaggio, non è un buon risultato, perché io credo che non sia legata a una semplice contrarietà. Forse non c'è bisogno di interrogare nessun abitante della piazzuola, ma c'è ragione di temere che sono scattate anche le ambizioni dei governatori delle regioni del sud a voler esercitare appieno funzioni che oggi appartengono allo Stato centrale. Quindi è un momento molto molto delicato, un momento che in un convegno che organizziamo per l'Europa e anche presso oggi la provincia di Chieti,
dava delle proiezioni dello Svimez abbastanza preoccupanti. Qual è la ragione vera anche che preoccupa un po' tutto il sistema? Intanto la vera diatriba e la discussione soprattutto con il Belgio e con la Lombardia sta nel residuo cascato, che loro vorrebbero trattenere, perché il governo ovviamente non è disponibile a lasciare, mentre l'Emilia Romagna ha chiesto 18 materie, ma 18 materie le chiede alla pace, tanto il costo dell'unitario dello standard di servizio, dei servizi, tanto le chiede di trattenere. Però il problema dove sta? Sta nel fatto che la qualità dei servizi, immaginiamo quello più che preoccupa di ogni altro, la sanità. In questo modo noi possiamo, penso, supporre, prevedere con una diciamo anche supposizione abbastanza agevole, che quella qualità dei servizi possa essere non già soltanto più qualitativamente superiore, ma possa essere anche più attrattiva per i professionisti, nel senso che potrebbero riservare trattamenti ulteriormente favorevoli e quindi favorire un'ulteriore migrazione di professionalità già scarse sul territorio nazionale, conseguentemente anche di utenza, quindi impoverire ulteriormente quella che è una condizione già di precarietà che il Sud sconta quando deve acquisire, deve beneficiare da prestazioni mediche di livello, deve già al massimo avere un bagaglio di andare migrare verso nord. Quindi la preoccupazione più seria è che questo fenomeno si possa accentuare ulteriormente, e questo lo possiamo estendere a qualsiasi tipo di servizio che dovesse essere completo nelle materie per le quali si chiede il lavoro. Può sembrare, insomma, questa una sede irrilevante, comunque insignificante, dove affrontare queste domande, ma penso che ognuno di noi abbia un po' l'obbligo di scuotere un po' e dire la propria, almeno assumere la consapevolezza, diciamo, di questo processo in atto, e laddove si dovesse declinare in una direzione, quella richiesta, quella ambita dalle regioni del nord, potrebbe vedere veramente il sud sganciarsi di fatto, e quindi una dissoluzione puntuale dell'unità nazionale, che rimarrebbe semplicemente un nome, una bandiera, e probabilmente invece disarticolata sul sistema dei servizi pubblici, che ci vedrebbe davvero soccombenti. Quindi su questo io mi sono sentito di riferirvi questa condizione, questa tristezza, questa preoccupazione, e soprattutto quando accogliamo la sede nazionale dell'Unione delle Province, insomma, chi è rappresentata l'Italia, si percepisce, c'è cioè proprio un elemento, una condizione tangibile della voglia di tagliare un po' i conti. È stato motivo anche di contrasto, motivo di discussione, e una condizione che a me dispiace soprattutto perché non si sta sviluppando alcun tipo di dibattito, è riservato a quale sede accademiche. La Federico II ha fatto uno studio abbastanza puntuale, addirittura avrebbe anche a prospettare gli effetti sul debito pubblico, che potrebbe ripartire per abitanti e non per forza economica. Quindi insomma gli effetti di un simile sconvolgimento di una riforma di questa portata, secondo me, non sono prevedibili. Quello che succederà lo vedremo forse noi, lo vedranno i costi, ma sicuramente si assisterà a qualcosa di preoccupante. Poi, se lo consentite a margine di questo, penso che il modello organizzativo, il sistema proprio delle regioni del sud, non credo sia così pronto ad assumere questa portata, funzione di questa entità, dove consideriamo che già sull'ordinario si affanno, insomma, immaginiamo noi stessi di dover svolgere funzioni statali, parliamo del campo della sanità, della pubblica istruzione, dei trasporti, insomma, in questa direzione la vedo davvero preoccupata. Quindi insomma tutti credo che dovremmo, ognuno per quanto potrà, sollecitare le forze politiche a partire da quelle regioni che si svolga un'attenta analisi della situazione e non si rifiuti
così come si sta facendo il confronto. Noi abbiamo bisogno di alleanze, le alleanze sono quelle delle regioni meridionali alle quali noi apparteniamo senza alcun tipo di dubbio, insieme alle quali dovremo recitare un'azione di resistenza, ma anche di avvio, magari un po' raggiunto verso un principio di autonomistico, però sicuramente tenendo in debita considerazione la necessità non solo di bere qua, perché qua poi alla fine sembrerebbe che tutto sia finalizzato al mantenimento dello standard, sia piuttosto utile a scuotere, a migliorare la qualità dei servizi, a soprattutto magari a un'organizzazione di cui ci lamentiamo chiaramente, verso risultati uguali sicuramente dalle regioni del nord, ma risultati che non possiamo soltanto così ipotizzare, perché avere un grande di affidabilità piuttosto elevato, altrimenti insomma la vita della rete del mezzogiorno secondo me sarà viva, perché secondo me penso è una sincerità. Grazie Sindaco, sicuramente è un'iniziativa notevole, necessaria, e assolutamente già le regioni del sud, del centro sud, stanno pagando quello che è stato il federalismo, no? Lo stanno pagando attraverso anche una elevata, sempre più elevata imposizione da parte delle regioni, anche quello che diceva Sindaco, con il divario che c'è. Però il tutto deve passare assolutamente attraverso una consapevolezza che deve essere trasversale, che deve partire sicuramente dagli organismi politici, i quali devono avere l'intelligenza di cambiare approccio nella gestione della cosa pubblica, soprattutto di cambiare da quello che è il modello di comunicazione verso i cittadini. Perché è vero che il nord avanza sempre più in maniera significativa verso il sud, però è anche vero che il sud in qualche maniera dovrebbe un attimino smettere di piangersi addosso e avere la capacità di iniziare un rinnovamento. Il rinnovamento passa dalle idee, il rinnovamento parte anche dalla capacità di copiare qualcosa che di buono ha fatto il nord, perché sicuramente qualcosa di buono il nord l'ha fatto. E quindi questa autoreferenzialità che spesso noi troviamo nelle organizzazioni regionali del centro-sud è un'autoreferenzialità che purtroppo oggi ci porta, Sindaco, a queste amare considerazioni. Quindi sicuramente insomma, una condivisione, una partecipazione e quindi sicuramente tutti i presenti a questo tavolo e quindi bisogna accettare in alto rappresentare la situazione dagli organismi collettivi che rappresentano i segmenti della nostra società anche a fare come dire, iniziative proposte e coinvolgere l'amministrazione comunale. Prego, consigliere Marieri. Grazie Presidente. Rara e ghiotta l'occasione per dire al sindaco che sono d'accordo con lui. Segniamo questa data sul calendario. Perché poi lascio la parola ad Alfredo sul punto relativo più specificamente alle province. Però ci accomuna certamente la preoccupazione per un dibattito questo sull'autonomia differenziata che rischia di produrre dei guasti drammatici in ambito al tema dell'unità nazionale, in ambito al futuro del Mezzogiorno. I dati che oggi la Svimez fotografa sono espliciti rispetto ad una condizione di difficoltà sul terreno dell'occupazione, sul terreno delle infrastrutture, sul terreno anche delle risorse pro capite impegnate dallo Stato nazionale nelle diverse regioni, che non ci può chiamare a considerazioni di ordine più generale rispetto ad ipotesi come quelle che si paventano nell'accordo tra il governo e le regioni ed alcune regioni del nord, che andrebbero a certificare e probabilmente a rendere irreversibile una condizione di arretratezza e difficoltà del Mezzogiorno che noi dobbiamo assolutamente combattere e rispetto alla quale ragione il sindaco dobbiamo stimolare ogni dibattito possibile, ognuno nelle sedi opportune, ognuno con le sue prerogative, perché le nostre istituzioni locali e regionali incidano
nei confronti del governo perché ci sia una scelta che tenga conto di queste consapevolezze, di queste necessità. Peraltro noi avevamo presentato una proposta di mozione proprio su questo argomento, quindi l'intervento del sindaco ci anticipa rispetto a quello che avremmo poi detto nelle varie eventuali, che sottoponiamo al protocollo chiedendovi di calendarizzarla poi al prossimo Consiglio Comunale, che sostanzialmente serve appunto ad esprimere la nostra contrarietà ad ogni proposta che non tenga conto appunto della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni e dei costi standard, che sono due criteri rispetto ai quali noi non possiamo prendere delle decisioni che trascurino appunto la condizione rispetto a tante questioni che oggi viene fotografata, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Siamo convinti che ci sia rispetto a questa convinzione un profondo ancoraggio nella Costituzione italiana, a partire dall'articolo 3 e dall'articolo 5, poi anche dal 114 al 119, e che qualsiasi proposta che non tenga conto di questi elementi, di queste evidenze, e che si rifaccia piuttosto a teorie come quella che il sindaco esponeva del residuo fiscale, sia appunto contraria allo stesso spirito della Costituzione e alla necessità che ci sia un rapporto tra i cittadini e lo Stato che debba essere contemperato nella garanzia che lo Stato rende efficace nei confronti dei diritti dei cittadini, debba essere contemperato con un'esigenza di federalismo che non può colpire però le regioni più svantaggiate e i cittadini più svantaggiati. Quindi consegno questa proposta di mozione alla segretaria chiedendovi di calendarizzarla al prossimo Consiglio Comunale. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Marinelli, prego. Allora, noi sul punto l'ordine del giorno abbiamo discusso prima del Consiglio e siamo arrivati alla decisione di cosa che accade, diciamo. Che accade. E abbiamo deciso di votare. Abbiamo deciso di votare a favore della mozione, pur con qualche mio personale mal di pancia e qualche comunque distinguo che insieme facciamo. Scherzavo di mal di pancia, però insomma, io ricordo che qualche anno fa noi eravamo con Angelo, con lo stesso comitato referendario a favore del sì, quindi a favore della riforma, esattamente. Quindi eravamo per la cancellazione delle province. Io personalmente resto ancorato a quella diciamo soluzione, mi pare più al passo dei tempi per tutta una serie di motivi anche storici. Insomma, pensate al ritaglio territoriale delle province, ne abbiamo a 40 chilometri da Isernia, oppure province, a 100 dall'Aquila, che è la nostra casa provincia. 125, tu li fai spesso, quindi un po' di diciamo, le province così come sono non sono certamente un modello di efficienza, non sono certamente come dire, non hanno dimostrato di essere efficaci nella loro storia per tutta una serie di motivi che certamente non stiamo qui adesso a ricordare. Nonostante tutto, nonostante questo, noi pensiamo che sia giusto in questo momento appoggiare questa mozione, però ecco, diciamo, collegandola forse più al tema del regionalismo differenziato, perché tu lo dicevi anche, cioè qui non tutte le regioni rispetto alla Del Rio hanno avuto lo stesso atteggiamento, alcune hanno agito bene, meglio, si sono attirate tutte le funzioni della ex provincia e le hanno restituite ai comuni, alle unioni di comuni, con un criterio giusto, sbagliato, questo andrebbe visto da quel caso, però l'hanno fatto. Come al solito la regione Abruzzo su questo non ha brillato, quindi noi purtroppo viviamo in una regione che da 30 anni a questa parte non dà buona prova di sé. E qui mi collego anche al tema del regionalismo, ma non lo affrontiamo adesso, un tema che come capire mi appassiona, l'ho studiato per tanti anni, non, accolgo volentieri la tua
come dire, l'idea di fare come dire, un piccolo convegno, una seduta aperta al pubblico, nella quale certamente non avremo posizioni troppo distanti, immagino, però è giusto che diventi anche come dire, oggetto di riflessione nell'opinione pubblica questo tema del regionalismo. Mi è piaciuta anche la sottolineatura che faceva la Presidente del Consiglio quando ha detto non piangiamoci addosso, diciamo se i dati dello Svimez, quelli dell'Ista, che sono noti però da anni, non è che oggi abbiamo scoperto che il Sud è in ritardo, cioè lo sappiamo da anni, non è colpa del milanese o del Veneto, è colpa pure nostra. Poi, altro tema, l'Italia non è divisa in due, è divisa geograficamente in tre: esiste un nord, esiste un centro, esiste un sud. Castellisagro geograficamente è più a nord di Roma. Perché dobbiamo essere automaticamente posizionati al sud? Il centro è un'aggregazione geografica, ma anche politico-amministrativa, che tutto sommato funziona. Il Lazio è la seconda regione che contribuisce al PIL nazionale, è la seconda regione per sviluppo industriale, quindi non stiamo parlando di regioni marginali. Perché c'è il psicologo ma scusate, ma questa è purtroppo quante volte l'abbiamo detto in questa sì, però noi possiamo disinteressarci delle ragioni no, del sud, no, altrimenti rischia di diventare più salviniano di Salvini, poi si chiama la rivoluzione. Andrea, non è questo il punto, non è questo il punto. Voglio dire che in una situazione in cui si vuole fare un discorso serio per evitare quello che anche io penso sia un pericolo, cioè questo regionalismo differenziato solo a favore di due regioni, bravo, e su questo siamo d'accordo. Però se non vogliamo fare la solita, come spesso ci rimproverano quelli del nord, il solito piagnisteo di quelli del sud che non vogliono lavorare e vogliono essere cercati quelli del nord, cosa luogo comune aberrante che dobbiamo rifiutare, ma lo dobbiamo rifiutare anche nei fatti, cioè con scelte politiche, con una classe dirigente che si meriti questo appellativo e che faccia fruttare le risorse che il meridione e il centro d'Italia hanno. Quindi questo deve essere poi il nostro obiettivo, fare un discorso serio, un discorso sul rifiuto di questo tipo di regionalismo, ma poi prenderne le conseguenze. Non deve essere una cosa episodica che si fa per salvare la provincia oggi, deve essere una cosa che si fa per mettere in moto il meccanismo che ci aiuti poi a uscire da queste secche, perché poi ripeto, il Sud ha tantissime risorse che deve valorizzare. Decidiamoci a rimboccarci le mani e a valorizzare. Questo faremo però, come dici tu, su questo convegno, una riunione a parte, un confronto e parleremo più a lungo di questo. Comunque noi voteremo a favore della mozione. Grazie, prego. Sì, prego. Insomma, è evidente che la riforma costituzionale aveva degli obiettivi che magari non sono passati. Non ricordo la riforma sul Senato, ricordo ancora l'inversione di tendenza sulle materie di competenza esclusiva dello Stato, perché insomma ci dobbiamo pure dire la verità. Prima, determinate materie dovrebbero subire assoluta competenza statale, perché quando in mano alle regioni iniziano delle scelte sperequate su quella che è una distribuzione equanime dei presidi. Parliamo della sanità, la sanità dovrebbe avere una geografia di presidi logica sul territorio, che si attraversa un confine, si passa in un altro mondo, oppure c'è un deserto troppo lungo da una zona centrale a un'altra, quindi insomma il ragionamento di questa sembra molto mancato. Certamente va sottolineata una cosa, analizzando bene proprio quello che hanno già celebrato, insomma svolto nelle regioni del nord, loro sostanzialmente hanno dato un'impostazione molto puntuale, hanno detto che le regioni devono assumere un ruolo di programmazione e legislazione, punto. Non devono assumere funzioni amministrative, non fanno quello che fa
per esempio la Regione Abruzzo ci approva i progetti, approva, rilascia autorizzazioni allo scarico, dalla caccia e pesca, cioè è diciamo, una involuzione abbastanza marcata, per cui sostanzialmente qual è stata la strategia? Quella di trasferire la sussidiarietà, tutta quella che è l'attività meramente amministrativa verso le amministrazioni intermedie e periferiche come i comuni. Questa è una scelta che credo che si stia trattando troppo nella soluzione, perché quando in qualche modo questo fenomeno, noi speriamo si agisce, ma soprattutto si declina in maniera possibile e in dolore, una regione come quella abruzzese non sarà in grado di rendere compatibile le attività che oggi gravano, quindi le competenze che gravano sulla stessa, più tutto il carico che arriverà da una gestione autonoma di altri settori importanti che rappresentano la vita di tutti i giorni dei cittadini. Quindi insomma è anche lo stimolo per dire che vediamo un po' questo panorama, insomma, che è un aborto che è seguito da tutta una serie di conseguenze e di effetti non previsti sicuramente. Grazie. Grazie Sindaco, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Che è favorevole per alzata di mano, all'unanimità, possiamo immediata eseguibilità dell'atto, all'unanimità, grazie. Sesto punto all'ordine del giorno, istanza della revisione della medaglia di bronzo al merito civile e medaglia di argento al merito civile città di Castellisando. Prego, Sindaco. Come? Però va bene, non fa niente. Un argomento che devono appoggiare, però non è fatto. Facciamo anche a sanatoria, quindi gli allegati sono davvero importanti per avere della documentazione che ha un valore storico straordinario. E, intanto partiamo dal presupposto di questa vicenda, insomma facciamocela raccontare da chi anche l'ha vissuta direttamente, venne definita in maniera ritenuta ingiusta nel 54, quando viene riconosciuta la medaglia di bronzo, era il periodo in cui si andavano definendo i riconoscimenti per i comuni, quindi nel 54 viene attribuita la medaglia di bronzo a Castellisando, l'allora sindaco Alberto Preti, non ricordo male, rifiutò questo riconoscimento, che lo vedete ingiusto, incongruo e quindi va bene. Poi alla fine ci fu un atteggiamento ambiscente necessariamente rispetto a quella che era una disposizione che diciamo valore del cittadino di Piera del presidenziale che attribuì e classificò al comune meritevole della medaglia di bronzo con questa motivazione queste sono quelle che usciamo. Esisteva in palio del bombardamento e l'amministrazione del nemico invasore, subendo dure perdite di vite umane e di beni materiali. Ora, per la verità, noi nella ricerca che poi si è svolta in questi ultimi periodi, ringrazio alcuni dei presenti, Alessandro Teli e Mario Regnani, che ci hanno supportato, ma anche hanno svolto in maniera egregia questa attività. Cercatori di documenti, di elementi necessari per giungere alla formulazione dell'istanza di revisione, perché sostanzialmente erano sfuggiti a quella che era la domanda di proposizione degli anni 50 e sostanzialmente sono elementi dai quali noi percepiamo in maniera
abbastanza tangibile il disvalore con altri comuni per, ai quali è stata già riconosciuta la medaglia di bronzo o ancora chi è stata riconosciuta la medaglia d'argento per fatti e circostanze forse anche di minore entità o di minor valore rispetto a quelli che hanno riguardato la stessa. Noi abbiamo sintetizzato nella relazione sostanzialmente delle circostanze importanti. Dante Castellani ha offerto quattro partigiani, la brigata Michele Maiella, li ricordiamo, Michele Perfetto, Gino Capodosso, Angelo Petrarca, Alberto Carullo, persone di mio lui ha avuto la cittadinanza onoraria di Bologna, non è stato la brigata. Sì, no, quello che parla, quindi non è sfuggito. Cambiato, Lucio Berardinelli pure. Lucio Berardinelli, insomma, queste persone che hanno offerto la loro disponibilità, quindi insomma a cittadini di Castellizzaglio, che quindi hanno svolto questa azione importante, perché possiamo qui a ricordare, ma insieme ai quali quindi al sacrificio offerto dell'appartenenza alle brigate partigiane, si sono dire anche altri fatti e azioni importanti. Abbiamo il maresciallo, allora comandante della Carabinieri, assegnato dal mondo Pisello, che morì nell'avvenimento del dovere, ovvero per aver svolto un'azione di dominare un incendio, e fu medagliato della medaglia d'argento della parola militare. Come anche abbiamo altri esempi, leggiamo il sacrificio di Giuseppe Trabocca, aderente al servizio d'ordine armato studiato a Castellisano nel dicembre del 43, nel battaglione Royal Luis, deceduto durante il battaglione del 44. Abbiamo l'azione coraggiosa di Gaetano Ziruolo e Maria Gasbara, che pure ha salvato la morte certa di tre soldati canadesi nel 22° reggimento Royal, l'accoglimento benevolo degli internati pre-inglesi che erano qui sotto le spoglie, per i quali abbiamo dei riconoscimenti, insomma dei ringraziamenti per quello che fece la comunità, erano dell'intelligenza tedesca, inglese, il cerebellaggio, poi abbiamo quello del cerebellaggio con la città di Vienna, che è venuto la Scozia per il reggimento, poi abbiamo questa relazione di liberazione del cerebellaggio. E poi abbiamo aperto il museo presso il Museo della Maddalena, rappresenta un po' la storia e quei cimeli che insomma ricordano tutti. E in ogni caso non va sottovalutato un dato importante, che sono 191 morti, quindi vittime che si sono verificate qui a Castellisano, per i quali ancora abbiamo apposto illuminativi sulle targhe collocate presso il museo, presso il monumento ai caduti di Piazza del Trono. Insomma, tutti elementi documentati con la relazione storica e con tutte le allegazioni che riguardano chiaramente il documento assolutamente attendibile, con la documentazione fotografica, la segna con giornalisti, insomma, elementi che ci fanno ben sperare nel raggiungimento di questi obiettivi. E per cui oggi lo facciamo anche con il desiderio di perseguire quell'obiettivo che i nostri professori, gli amministratori degli anni 50, hanno voluto portare innanzi, che volevano che la nostra città venisse medagliata, insomma, nel modo in cui siamo arrivati oggi. Noi questa documentazione la trasmetteremo alla prefettura affinché sia di procedimentale, potrà essere definito con un provvedimento del Presidente della Repubblica, dove dovesse porre, insomma, integrare eccetera, penso che la Giunta segretaria magari può completare adempimento a quel genere di integrazione formale documentale. È una cosa molto bella.
una cosa che io ripeto soltanto le persone che hanno saputo che questa amministrazione la sua intendenza vuole di proporre al Presidente della Repubblica perché riconosca la città di Castellana di Castellana San Pedro d'Argento ha inorgoglito tanti, soprattutto chi ha ancora memoria di quei fatti, chi ha vissuto, sono rimasti davvero pochi, chi ha vissuto quelle vicende, quelle storie, ma penso che una parte di questo Consiglio Comunale le ha sentite raccontate dai diretti interessati, insomma la memoria, la storia, la sua importanza, come anche oggi quando abbiamo poi epigrafato quelle targhe apposte al monumento, abbiamo ricordato tutte le vittime, anche qui ovviamente anche sul fronte avversario, sul fronte delle vittime, insomma ai definiti va in ogni caso il rispetto. Grazie mille. Grazie Sindaco, sicuramente l'iniziativa di questa volevo dire giusto che si riconosca il sacrificio di tante persone e appunto che la storia non si dimentica. Prego, consigliere Pirrutta. Sì, appunto noi pur non avendo potuto chiedo scusa la registrazione perché ci siamo informati presso gli uffici della segreteria, quindi il file è stato inoltrato, probabilmente c'è stato un problema di sistema perché essendo molto pesante perché ce l'ha confermato, quindi domani poi sarà quella della segretaria, però il personale ci ha confermato di aver inviato il file, ci sarà stato un problema di sistema, siccome era pesante probabilmente non era. No, noi siamo d'accordo con questa iniziativa e ecco, magari se gli storici o comunque chi ha lavorato a questo dossier lo può integrare con i nostri amici che abbiamo citato prima. Ma non è nel senso che noi abbiamo allegato coloro che hanno poi coloro che sono morti in avvocato di combattimento sono solo morti sì, no, volete ci danno anche quelli che questa bisagna hanno dato quattro persone alla brigata Maier uno va nominato e morto no quelli che sono morti non l'abbiamo detto quindi... ma li conosciamo tutti chi sono no ma laddove tanto sono morti lo stesso Ok, allora passiamo alla votazione che è favorevole per alzata di mano all'unanimità, votiamo di mediare l'eseguibilità dell'atto all'unanimità. Settimo punto all'ordine del giorno, istituzione e gestione della pinacoteca del comune di Castel di Sandro e della provincia dell'Aquila, Teodoro Battini. Provvedimenti, ora il sindaco ci racconta anche questo settimo punto. Intanto in questo argomento, come sapete, era già un po' stato speso in diverse occasioni. La pinacoteca la conosciamo tutti, è un'iniziativa sorta a metà degli anni 90 con un finanziamento che riguardò la ristrutturazione del Palazzo De Petra e in quella fase, in quell'epoca, la raccolta di opere era veramente esigua, quindi a dirla tutta era più che coerente con quella che era la facoltà di esposizione di opere. Di lì a poco poi si sono sviluppate insomma, tutta una serie di iniziative, non solo che hanno visto il comune acquisire in proprietà altre opere, ma anche delle disponibilità incomodate di ulteriori opere. Quelle della provincia ne sono un esempio, abbiamo queste da sopra più le Fondazione Palmi, che sono due opere importanti e due opere che naturalmente evidenziano una criticità di quella di quel monte, di quel palazzo che
l'orgoglio di lui, che ha una qualità architettonica straordinaria, è davvero un gioiello. Ora però, alla luce di quella che è un'esigenza di rendere onore alle opere, ma di rispettare dei canoni, che sono i canoni della filologia, che sono i canoni della privatezza degli spazi, che sono i canoni anche della disponibilità di locali, si rende necessaria una revisione di questo tipo di istituzione importante che abbiamo. L'idea qual è stata? È stata quella di consacrare in un accordo il conferimento delle opere della provincia e il conferimento delle opere del comune, senza che ciò incida sulla proprietà ovviamente delle rispettive opere, però facendo in modo che l'esposizione, la permanenza di queste due opere, che forse abbiamo più qualcun'altra, non sia un fatto legato alla bontà o alla sensibilità o anche all'indifferenza della governance della provincia, ma sia un qualcosa che venga stabilito in maniera convenzionale, sia stabilito in maniera convinta, sia stabilito in maniera adeguata a che cosa? Adeguata all'esigenza di elevare anche l'importanza della fine potente, perché se la provincia dell'Aquila riconosce e quindi statuisce che la pinacoteca di Teofilo Patini sia collocata a Castellisario, apporta il contributo che tradotto nella esposizione delle opere, io penso che sia un passo significativo, sicuramente ne eleva l'importanza, sicuramente favorirà anche dei riconoscimenti ulteriori, come anche sono convinto che favorirà anche l'ulteriore disponibilità di tanti privati che si vedrebbero forse più garantiti a offrire il comodato ovviamente. Gli spazi quali sono? Sono quelli che sappiamo, è tutta l'area, tutti i locali occupati dalla biblioteca comunale, questa croce è collocata nell'ambiente attuale, e sono spazi che ci consentiranno intanto una agibilità superiore, non solo in quelle che sono le necessità più scontate, che sono quella di un ufficio, di un'abitazione, che sono gli spazi dove si possono esporre le opere in maniera adeguata, completata, perfetta, perché voglio solo dire che il bestia da somma non solo si trova appena si entra nell'ingresso al problema, ma non ha nemmeno una cornice splendida che perfeziona e rende onore alla grandezza dell'opera. E come anche necessario che l'opera abbia una proporzione anche di spazi tra quello che è la parete e l'ambiente in cui viene collocato. E con questa soluzione riusciremo in ogni caso a dare anche coerenza a quella che è una filologia espositiva delle opere, altrimenti legata alla misura della parete, alla misura dello spazio, che oggi vedete solo questo. Ci saranno sicuramente degli spazi che potranno poi consentire una implementazione di opere di disposizione. Insomma, credo che in questa direzione non dico che la scelta è obbligata, ma è una scelta necessaria, ma una scelta che consentirà un ulteriore sviluppo a quello che è divenuto sempre di più un presidio importante, grande immagine, di grande risonanza nel campo dell'artistico della nostra città. È un gioiello importante, però oramai sono alcuni tempi per adeguare lo standard necessario. Ripeto, se osserviamo l'attuale pinacoteca non ha spazi per
per l'accoglienza, non ha spazi per lo studio, non ha spazi per rendere diciamo, percepibile al meglio quello che fanno delle opere. Quindi nella, nel piano individuato dell'ex biblioteca tutto questo dovrebbe risolversi in una soluzione ideale, e una soluzione anche che è gradita anche a chi poi questo convincimento ne aveva già fatto una ragione di progresso, insomma, il professor Salazar rispetto a quest'idea ha espresso la massima condivisione. E insieme a tutto questo atto legislativo, insomma, più corposo, va a disciplinare questo rapporto che andremo a incardinare con la provincia dell'Aquila per la istituzione di una pinacoteca delle comunità assentate della provincia dell'Aquila. Poi ancora il regolamento stabilisce tutte le modalità per il funzionamento della pinacoteca, individua anche un direttivo, insomma, che dovrà governare i processi più importanti, da quella che è l'acquisizione delle opere, il rilascio di opere, la celebrazione di eventi, insomma tutte cose che oggi noi dobbiamo diciamo, riferirci al consenso, riferirci alla decisione del momento, insomma abbiamo necessità di regolamentare tutto questo perché si possa insomma adeguare lo standard della nostra pinacoteca a quello delle pinacoteche più blasonate. Certamente l'insediamento di questo presidio, di questa istituzione, sarà legato all'attivazione dei lavori completamente dell'edificio municipale e rispetto al quale il grado di ultimazione delle opere, insomma anche in base alle risorse finanziarie disponibili, dovrebbe assicurarci la operazione completa delle opere necessarie. Poi valuteremo l'arredamento, valuteremo altri dettagli necessari. A margine di questo atto deliberativo, atto ricordato, così come contemplato nel dispositivo, avremo anche l'onere di redigere un nuovo catalogo e d'intesa con il professor Cosimo Salazar produrremo anche un ulteriore tomo che è un po' l'aggiornamento, che è più sintetico del volume di Ferdinando Bologna degli anni 90 sul teorema di che insomma da qui a 30 anni di distanza ci sono state ulteriori ricerche, approfondimenti, acquisizioni, informazioni che oggi dobbiamo tradurre in una pubblicazione che dalla quale poi attingeremo anche gli elementi per produrre il catalogo. Questa è un'opera ormai matura, quindi dovremmo dare un avvio alla elaborazione di questa bibliografia che avrà insomma, uno scopo importante, chiuderà insomma, ragionevolmente un'esperienza almeno di 50 anni di ricerche, di storia, di approfondimenti, di deduzioni su quella che è stata la vera pandemia. Poi insomma organizzeremo almeno un'ulteriore attività. Grazie. Grazie Sindaco. Mi sembra che questa sia una bellissima iniziativa, prego, consigliere. Sì, no, senz'altro, mi dispiace solo che non mangiamo se no. No, perché sono le 8:30 e che è un punto così interessante e così pieno di, come dire, spunti, di riflessione, venga solo all'ultimo punto e ci stringa un pochino, perché effettivamente ci sarebbe molto da dire. Noi assolutamente siamo favorevoli alla costituzione della pinacoteca, abbiamo parlato anche personalmente della sede con diversi consiglieri, amici, insomma, e che la sede sia il nuovo comune che peraltro credo che abbia adesso abbiamo un dorico sangrino, cos'è quel palazzo, quella trabiazione di timpano, interessante una scelta architettonica. E giustamente è una sede migliore per la pinacoteca, per dare lustro maggiore a Paolo Patino, il nostro, però ci sono alcuni punti deboli su
che riguardano l'organizzazione soprattutto e poi ci sono un po' di domande che all'Atere vorremmo fare, sulle quali vorremmo avere qualche risposta. Sì. Ecco, sull'organizzazione, mi pare di capire che insomma, questa pinacoteca venga istituita come un ufficio del comune, perché qui all'articolo 5 si fa riferimento al regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, quindi venga intesa come un servizio del comune. Secondo me è una scelta un po', come dire, così dice Cito, un po' di basso profilo, perché per una cosa del genere, per un'operazione del genere, come fanno tutti i comuni che hanno, come dire, voglia di valorizzare i loro artisti, si può creare una fondazione che è, come dire, la scelta migliore sul piano giuridico, sul piano organizzativo, anche perché qui non è risolto assolutamente il rapporto tra provincia e comune. Ora, in questa fase il nostro sindaco ha diciamo, svolge tutti e due i ruoli e sono contento, ma qui ci vorrebbe almeno un accordo, una convenzione, qualcosa. Poi sulla governance interna, diciamo, gli organi sono diciamo, pochi e molto concentrati poi sulla figura del sindaco e le decisioni, come dire, vengono prese quasi esclusivamente dal sindaco. Ora va bene che ci sia per una struttura del genere una forte caratterizzazione anche politica e di efficienza, però nomina il direttore, nomina il responsabile, l'esperto di riconosciuta competenza viene nominato. Diciamo, il Consiglio Comunale, per esempio, su questa vicenda ha tagliato completamente fuori da questa operazione. Quindi va benissimo la nomina del nostro amico Cosimo Savastano, sicuramente il massimo esperto di Teofilo Patini. Insomma, è chiaro che, diciamo, però non possiamo pensare ad una struttura con gli uomini di oggi, noi dobbiamo pensare a una struttura che funzionerà tra 10, 15, 20 anni, quindi una struttura che si diciamo, prepara anche dal punto di vista organizzativo ad una vita lunga, possibilmente anche, se vuoi, sindaco, un pochino più autonoma dal comune, pur rimanendo sempre una sua creatura. Poi domande che possiamo vengano risposte. Palazzo De Petra, l'attuale sede, che fine fa la biblioteca? Adesso è posizionata qui, ma qui chiaramente non ha una collocazione ottimale, fuori dal centro, non è più utilizzata, quindi bisognerà prendere una decisione anche rispetto a questa attuale collocazione della biblioteca. Io e i miei colleghi, amici, siamo del tutto d'accordo su questa iniziativa. Possiamo anche votare a favore, perché però abbiamo molte riserve e preferiremmo tutt'al più, ecco, se vuoi anche votare, però poi rivedere un po' la governance, perché mi sembra, dire, un'operazione molto importante che parte con piedi d'argilla, capito? E invece se riusciamo a farla partire con una struttura organizzativa seria, ben pensata, ben studiata, capendo quali sono i rapporti con la provincia, facendo intervenire per esempio anche la regione, potrebbe essere un altro partner, per esempio di una fondazione, facendo intervenire anche altre fondazioni private che possono partecipare e sostenere economicamente, perché poi una struttura del genere, tu dici personale, giustamente, ma il personale
costa e il Comune di Castel di Sangro è già in difficoltà di organico. Se creiamo una struttura che sottrae personale al poco personale che già c'è, rischiamo di fare un'operazione che poi diventa, rischia di diventare inefficace. Quindi assolutamente d'accordo sull'iniziativa, la sposiamo in pieno. Ti ripeto, possiamo votare anche a favore, ma con la preghiera di ripensare l'organizzazione, ripensare la governance, perché ecco, ci sembra che così come è stata impostata non sia in grado di sostenere le funzioni che tu giustamente hai messo in evidenza, che sono quelle giuste e corrette che deve avere questa nuova pinacoteca che dà lusso al nostro partito. Grazie. Prego, signor. Allora, dunque, intanto oggi noi abbiamo un'esigenza. Il comune è in corso, quindi la prima cosa, noi dobbiamo assumere una decisione che stabilisce che fine fa quel locale e che desiderio funzionerà, e quindi prima è successo. Poi però ti dico pure che dal punto di vista ordinarietà, cioè stabilire a quale appartiene, a che cosa appartiene, qual è l'organo di derivazione, mi sembra un po' scontato che debba, è una branca, è un settore, è un presidio del comune. Questo penso che è un po' scontato, non fosse altro perché parliamo di un patrimonio del comune di Caserta. Bene, quindi che poi debba essere regolato da quello che è tutto l'ordinamento dell'ufficio e dei servizi del comune è un concetto che si genera meramente funzionale. Sulla fondazione ti dico pure che l'idea è buona, è un po' scontata, ma per seguire questo obiettivo ci dobbiamo lavorare insieme, perché là vanno solo i pochi soggetti importanti, raggiungere poi il grado di riconoscimento della fondazione, sai quanto è complicato, però ci possiamo lavorare, ci lavoreremo. Però la fondazione che potrà fare sostanzialmente, potrà in qualche modo surrogare quella che è, o supportare quella che è una funzione tipica di questo, di questa istituzione. Quindi sulla fondazione io ho scritto uno statuto, se si può confessare, però penso che quando questa pinacoteca esporrà, sarà in grado di rendere tangibile la sua importanza, il suo splendore, io penso che sarà più semplice approdare all'avvio di una fase costituente per una fondazione, che dovrà sicuramente coinvolgere soggetti importanti e insomma, soprattutto delle istituzioni, anche di modo bancario, quello che sarà. Insomma, ci potremo arrivare, credo, all'esito dell'apertura di questa nuova pinacoteca. Sull'organo direttivo, praticamente ci abbiamo perso poco tempo, ti dico anche che in qualche modo abbiamo guardato da altri esempi, per cui ci abbiamo riflettuto più di tanto. È una componente di cinque soggetti partecipanti, per me lo siamo anche di sentito il consiglio comunale eventualmente, cioè uno deve fare i provvedimenti, se magari rendiamo l'articolo 7 e la nomina mia è previo parere, non so, come possiamo considerare poi massima libertà nell'elaborazione di questo concetto, se siete d'accordo qua. Sentito il Consiglio Comunale, previo parere del Consiglio Comunale, magari anche previo espletamento di una procedura per la raccolta delle candidature, qua è che ci possiamo orientare su criteri diversi da quello della competenza e della capacità, proprio non c'è spazio per alcun tipo di fenomeno anomalo. Per cui su questo io segretario, se è d'accordo all'articolo 7, introduca il suo concetto dove lo ritiene più opportuno, ma in ogni caso all'atto in cui sono espressi i poteri di nomina da parte del sindaco. E abbiamo di noi il provvedimento in quale è dato dalla giunta comunale previo parere Allora, poi qual era invece il concetto legato al rapporto della provincia?
chiaro che hai fatto bene a dire oggi sei il presidente e vabbè, ci possiamo forse tenere fortunati, ma la paura mia è proprio questa, nel senso che il comodato e gli istituti giuridici conosciamo, può essere sempre revocato, può essere in qualche modo messo in discussione da tipi di da impulsi o da sensibilità diverse o da tentazioni che possono intervenire in qualsiasi momento in un ente che poi cambia la governance. Allora, qual è la tua idea? Dobbiamo intanto avviare questo iter che partirà con questa deliberazione, che la provincia recepirà, poi andremo a sancire un accordo con la giunta, approverà, che poi parteciperemo tranquillamente al consiglio, tra due enti, una convenzione che stabilirà quali sono gli oneri e le partecipazioni che i due enti apporteranno a questa istituzione, che è scontato che sia il conferimento in maniera indeterminata delle opere, quindi non più legata all'autorizzazione per un anno, due, dieci delle opere, la partecipazione a tutte le iniziative che la Pinacoteca, l'Istituto della Pinacoteca promuoverà, la contribuzione alle spese di promozione, che poi la dà tutto questo la provincia per un assumendo il concetto della valorizzazione del patrimonio in qualche modo potrà supportare, e dico anche che è un'istituzione che la provincia dovrà ricordarsi di introdurre all'interno di quelle che sono tutte le iniziative per le quali spende il nome della provincia. Se ospita o se accoglie un'autorità, se accoglie diciamo, una figura importante dell'istituzione, in qualsiasi mondo dovrà indicare che la Pinacoteca di occupazione ce l'ha istituita a Castellitare. Questo è un concetto importante perché attraverso tutte quelle iniziative che vedranno il coinvolgimento o la partecipazione di figure importanti, come quando è venuto Vittorio Sgarbi, sono sempre occasioni attraverso le quali si favorisce una divulgazione e la promozione di una istituzione come questa. Io insomma penso che a me fa piacere che condividiamo in maniera larga, ma forse senza alcuna riserva, al capo di tutti i segretari che insomma, sulle quali ci siano delle assunti disponibilità appunto a formalizzare tutto, però fondamentalmente è un punto strategico per lo sviluppo e di valorizzazione dell'acqua della città. Quindi con questo abbiamo questo iter, abbiamo questo percorso. Penso facciamo anche la soddisfazione di saldare un'alleanza tra Comune e Provincia dell'Aquila. Credo che sia il miglior modo per blindare la disponibilità delle opere che oggi teniamo a titolo di comodato, perché diversamente qualsiasi altra soluzione o altro istituto sia poco perseguito. Ovviamente se vi rappresento questa disponibilità perché insomma, ho conseguito anche in quella sede questa disponibilità, ovviamente. E quindi, detto questo, abbiamo questo iter e questa credo sia una delle cose che dovremo condividere con la massima coesione, con la massima partecipazione. Certamente, però mi dispiace che ci siamo in coda, però insomma oggi abbiamo questo percorso, arriveremo sicuramente a fare cose buone e veramente la città si potrà vantare di un esempio davvero di arte straordinaria. Quelle opere messe in una condizione espositiva adeguata varranno il doppio rispetto a come le teniamo oggi. Poi sulla destinazione Palazzo di Vetra, francamente, possiamo, ne discuteremo, ne parleremo, anche perché non ci sta tempo nemmeno di parlare di questo argomento, per colleghi. Però è un argomento sul quale ci dobbiamo confrontare, ma io credo che tutto possa essere anche incatenato a questa iniziativa, perché avremo, se avrà importanza l'opera di Patini, se la Pinacoteca di Patini avrà ulteriore slancio, probabilmente sarà anche un richiamo a ulteriori
diciamo, collaborazione, contribuzione di settore, per cui probabilmente non chiamerà si determineranno ulteriori esigenze di spazi, e comunque Palazzo De Pedro, ma sempre un po' importante, ci ha in qualche modo favorito anche con la presentazione del centro storico, insomma dovrà svolgere ancora di più un'azione di promozione per il centro storico. Sì, nell'ambito di questo percorso di valorizzazione culturale, che è un percorso assolutamente virtuoso che ci interessa particolarmente, chiediamo appunto di condividere una nuova progettualità per la destinazione dei nuovi locali e anche di quelli che verranno liberati a seguito appunto di spostamenti nei quindi appunto la destinazione della biblioteca e così via dicendo, riguardo sia all'edificio della provincia che alle nuove sedi comunali. E nell'ambito di questo discorso io invito, noi invitiamo il sindaco il consiglio a ripensare ovviamente serena in ottica di quella promozione a quella proposta sull'attività di un archivio storico che potrebbe essere un modello di questa consigliatura, e perché poi l'archivio costituisce un po' la narrazione, un po' il filo rosso che potrebbe legare il percorso culturale, e quindi nell'ambito di queste del ripensamento della progettualità circa la destinazione dei nuovi locali e dei locali liberati comunali, ripensare anche a questa proposta che potremmo condividere, potrebbe essere l'inizio di un percorso culturale importante da continuare nei prossimi anni, ma che potrebbe restare a quanto a memoria che è di questa missione. Sì, dimentichiamo l'ultimo desiderio della vostra attenzione. In effetti la biblioteca, con la liberazione dei locali che abbiamo avuto a Piano Terra, potrà trovare una locazione agevole, quindi c'è spazio, sì, insomma, la tipologia del palazzo, cioè, sì. Sì. Beh, no, ci siamo vaccinati, la telecamera stessa. Va bene, quando voi ci possiamo fare una visita con gli addetti, diciamo. Va bene, io passerei alla votazione. Chi è favorevole per alzata di mano? All'unanimità, possiamo immediatamente sensibilizzare in alto. All'unanimità, grazie. L'ultimo punto. L'ultimo punto all'ordine del giorno è sempre il sindaco che ce lo illustra: la deliberazione del Consiglio Comunale numero 43 del 2011, determinazione dei chiarimenti. Prego, sindaco. Zona I, siamo particolarizzato. Zona I servizi. Quindi sostanzialmente parliamo di qualche residualità all'interno del consigliere Volo. Quindi presidente, particolarmente presidente, quindi l'emendamento del sindaco lo consideriamo votato a Roma. Ok, sì, sì. Scusi segretario, se in realtà voluto. Ma faccio votare prima. Comunque lo consideri votato a Roma. D'accordo. Vabbè, qui parliamo sostanzialmente di una precisazione a rigore, così come voluta dall'ufficio, perché qualche lotto residuale della zona I, sostanzialmente la zona qua del Piano Ottavo, che non avrebbe diciamo, i criteri, l'esigenza o la vocazione per ospitare per la destinazione commerciale, che l'ufficio dice ragionevolmente, diamo la possibilità, o chiariamo la possibilità che questi pianotetti o questi edifici che avrebbero potuto contemplare per piano il sottotetto si possono invece privare di una destinazione a piano tempo che è organizzato a destinazione commerciale, e possono già collocare da questo livello le destinazioni residenziali, quindi abbassando e riducendo in maniera totale percentualistica del 25% la volumetria del tutto, insomma avremmo anche in qualche modo potuto
definirlo o ritenuto superabile in sede istruttoria, ma insomma un deliberato chiarisca lo strumento che ci è sembrato sempre pertinente, ma insomma sicuramente in inizio, e per cui insomma ci può almeno assicurare questo tipo di risultato. Grazie, prego, continuare. Sì, siamo d'accordo e voteremo. Bene, allora passiamo alla votazione per alzata di mano, che è favorevole all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto all'unanimità. Bene, si conclude qui il Consiglio Comunale. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno partecipato a questa seduta, ringrazio i cittadini presenti e ringrazio anche i cittadini che avranno il piacere di rivedere questa seduta del Consiglio Comunale su PDS, e a nome di tutto il Consiglio Comunale faccio a tutti i cittadini di Castelvisano i migliori auguri di un sereno, felice e solare.